Segnale News. Appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo su Perte Online. Ancora buona giornata dalla redazione. Apriamo con la pagina della cronaca. Un ciclista morto, un altro ferito gravemente, altri due in maniera più lieve. Questo è il bilancio di un incidente che si è verificato al Lido di Venezia. Una donna alla guida di un SUV ha travolto il gruppo di amici ciclisti. Non si sa bene ancora per quali cause. La donna ha perso il controllo del mezzo proprio nel momento in cui arrivava la comitiva su due ruote. Ancora la cronaca. Doveva partire alla guida del suo bus per accompagnare 50 studenti in gita a Monaco, ma alle 6:30 del mattino, momento della partenza, sono arrivati i carabinieri per i controlli di routine e lo hanno trovato completamente ubriaco. Protagonista un uomo di Verona, l'autista ovviamente è stato subito sostituito da un collega. E proseguiamo ancora con le notizie che arrivano dal Veneto. Scusate, ha cercato di seminare la polizia in un folle inseguimento. Ha preso però una rotonda a contromano e si è schiantato contro un'altra auto. Il fatto è accaduto a Mestre, alla fine è stato arrestato uno spacciatore straniero e tre auto sono state pesantemente danneggiate. Voltiamo pagina, cambiamo argomento. Doveva festeggiare la laurea, aveva invitato per il pranzo amici e parenti, tutti presenti, mancava solo lei, la festeggiata, una studentessa di 25 anni di cui non si hanno più notizie. Sono scattate subito le ricerche e si è scoperto che la ragazza aveva dato soltanto 18 esami. E concludiamo con una bella notizia: tempo d'estate, si torna in spiaggia, cominciano anche le rivalità da gossip. Al centro dell'attenzione questa volta, pregherei Francesco Ricciardi di mettere in onda l'immagine, è Anastasia Kdyko, una ragazza di 21 anni, originaria di Kaliningrad in Russia, ed è la nuova star di Instagram. Viene considerata come la Kim Kardashian russa. La foto ovviamente dà ragione a questa ipotesi, certo è che ha con sé circa 2 milioni e mezzo di followers. Per il momento è davvero tutto. Noi, se non parto per la Russia, ci rivediamo tra poco. Segnale News.